hanno iniziato con il Torpedone, c'è Giovanni, poi pure lui del Giovanni Sant'Angelo del Bianco, noi stiamo parlando di persone che si sono fatte veramente da sé, ma oggi sono i Federico, domani potrebbe essere Mediterraneo, potrebbe essere un'altra azienda. Io finisco qui, volevo solo fare un accenno, un parallelismo, quello che dicevo prima al sindaco di Lodi. Altro problema che dovremmo inquadrare sempre nella questione di garanzia di diritto, di trasparenza e di legalità, è anche il problema della giustizia negata. Io oggi ho assistito a delle scene indegne per quanto riguarda sia il tribunale sia il giudice di pace. La giustizia civile è completamente in paralisi, paralizzata, non è possibile continuare così nella lotta che si sta verificando proprio questo, una sensazione che le cose non funzionano. Abbiamo tutti i dati macroeconomici, siamo agli ultimi posti in tutte le classifiche, abbiamo i dati diciamo della criminalità, noi là siamo ai vertici nella classifica, allo stesso per gli attentati ai nostri colleghi, a noi stessi, siamo sempre ai vertici della classifica, nei fatti negativi siamo al vertice, nelle cose, diciamo, nelle cose positive siamo sempre i fanalini di coda. Detto questo, secondo me sono tutte facce della stessa medaglia. C'è un operatore commerciale, un operatore turistico, un privato cittadino, un professionista che opera e lavora nella lobby, non lo può fare al pari dei soggetti della Basilicata, non sto parlando di Milano o del Trentino Alto Adige. Noi siamo diversi anche da quelli di Potenza.